Oggi dobbiamo andare a un party su una barca, però mi serve un costume nuovo e sono scesa per vedere qualche negozietto qui. Per il momento, raga, ho trovato solamente questo carino. Gli altri non mi piacevano tantissimo, poi costano un botto, tipo 1,40 euro. Cioè, dato che erano negozietti così, io mi aspettavo massimo 15 euro un costume 40 euro. Lo provo, solo se ne vale la pena lo compro. Ho girato 7-8 negozietti, ma non mi piaceva assolutamente niente. Più che altro era super costoso e sinceramente solo per una festa in barca non mi va di spendere così tanto. Oppure erano brutte le fantasie e non mi piacevano. Ho fatto colazione, ho preso anche un caffè per Martina che stava ancora dormendo e spero che si sia svegliata. Nelle spiagge dove siamo stati gli altri giorni l'acqua non era proprio limpida, ma qua proprio è fantastica. Io che ancora che a 40 anni nuoto a cagnolino. Ma tu sai nuotare? Sì, nuotare però di merda. Si può dire a galla, sì. Io o nuoto a cagnolino oppure riesco a nuotare per tanto tempo, ma devo stare tipo a dorso. A pancia in su. Ma come fa, tipo, che ne so, il mio ragazzo così? Stile libero. Stile libero, quello è impossibile. Cioè, io ci provo, però non vado mai in linea dritta. Cioè, vado sempre, se inizio ad andare a stile libero, mi ritrovo in un'altra parte. Faccio due bracciate, morta. No. Sì. Stiamo tornando a casa, ci prepariamo al volo e andiamo ad una festa su una barca. Comunque questo è il nostro appartamentino, molto bello, è una sorta di villa che affittano ogni stanza, insomma, e noi siamo in quella stanza dove c'è questo balcone. Dato che è una festa in barca ho pensato di rimanere così in costume perché è inutile che me lo cambi, a parte che non ce l'ho nemmeno un altro costume. Mi metto un copricostume giusto per compagnia, per non ballare proprio così. All'inizio stavo pensando di mettermelo così, quindi ballare sulla barca, però secondo me è più bello un po' più basso, così. È meglio così o con la cipolla dietro? No, secondo me sta bene così. Okay. La barca salpa alle 5, si trova praticamente lì giù e noi abbiamo 5 minuti di tempo per arrivare fino a lì. In questa vacanza, sempre puntuale. Sempre di conto in questa vacanza. Cazzo. Non lo so se ce la faremo perché il percorso è ancora lungo. Arrivato in tempo, ma c'è tutta questa fila qui prima di entrare. Ho i sensi di colpa a palla perché abbiamo saltato tutta la fila che è dietro di noi, perché c'era il rischio che non ci entrassimo in barca perché c'era troppa gente, però ormai ce l'abbiamo quasi fatta, vediamo se ce la facciamo. Thank you. Ce l'abbiamo fatta. Ci siamo. Nell'acqua altissima non mi so tenere, però vabbè. Quella sua nuotata professionista da cagnolino. Uno, via, uno, due, tre, thank you. Thank you. Buona, in realtà. Sei pronto tu? Yes.